tu hai paura di un morso che ti uccida, ma il consiglio ha stabilito che la vita ti sorrida. La nave va, la nave va, abbiamo tutti il voglio darti e navighiamo a vista senza mare, senza punti fermi. La nave va, ha fatto passi da gigante e punta dritto verso il sole per buttare l'orizzonte. Ci troverete in danza maglia, in un teatro in riva al mare, ci troverete un po' bevuti sopra un tavolo al mare, ci sentirete venire in gara. Intanto sistemati, perché non è ancora sistemato, sono arrivato un po' tardi questa sera. Prova la chitarra. Perfetto, va. Tanto non la uso. Beh, no, è un grande piacere essere insieme qui in questa meravigliosa città. Siamo arrivati fino a 2 giorni fa, c'era bel tempo, e con il nostro arrivo è arrivata una pioggia formidabile. Non credo che dipenda da noi, ma insomma prendiamo atto di questa cosa. A Roma si stava bene, il presidente è arrivato qua, anche a Milano, nell'uragano. Questo vuol dire che dobbiamo essere uniti più intorno a questa specie di veglia, come un tempo succedeva d'inverno, no? Uno sta in casa con gli amici e racconta. E quindi ci saranno dei racconti, delle storielle, che negli anni abbiamo messo su insieme, che inizieremo adesso. Esatto, perché il tema principale è la parola, nelle sue parole. La parola nelle sue varianti più sconsiderate e considerabili. Bene, per Incontri al Teatro d'Anno io ho il piacere e l'onore di essere insieme a Flavio Regli e Davide Riondino, che portano in scena il 18 e 19 aprile lo spettacolo Cabaret in Concerto. Allora, io vi chiedo come è nato questo spettacolo e cosa il pubblico si deve aspettare da queste parole, musica, umorismo? Ma comincio io, la cosa è nata perché con Davide ci siamo incontrati un giorno e abbiamo detto facciamo qualcosa insieme. E cosa potremmo fare? Vabbè, io avevo un po' di materiale, lui ne aveva altro, abbiamo incrociato le idee ed è nata l'idea di fare una cosa che fosse molto free, molto libera, di canzoni, monologhi, di racconti, di poesie, cioè tutti gli elementi importanti di quel genere di spettacolo che è il cabaret, e quindi poi è nato anche il titolo Cabaret Concerto, che riassume un po' quello che andiamo a fare. C'è improvvisazione, c'è scrittura e ci siamo noi che ci esprimiamo, una cosa molto semplice, un ritrovo tra due persone così che hanno il piacere di raccontare insieme. E musica e umorismo come si creano, come collimano? Guarda, qui sei pieno di manifesti, esatto, c'è anche uno mio vecchissimo che racconta un pezzo di teatro nazionale, no? Soprattutto quel teatro che poi una volta non c'era più soldi per fare grandi compagnie e cominciava ad andare da solo, due, con della musica, insomma, no? Il teatro è piccolo palco, il cabaret, chiamiamolo così, che è sempre stato un contenitore di letteratura sua. Letteratura musicale, poesia, e che in qualche modo ha continuato un dialogo con un pubblico che, oltre a vedere televisione, a leggere libri, a raccontarsi, ha voglia di vedere, no? Certo. Questi strani portatori sani di sciocchezze, pure di cose sentite, lette, dello spirito un po' del tempo, se vuoi, che sono gli umoristi, soprattutto poi i cabarettisti, quelli che non hanno poi questo problema drammatico di far ridere a tutti i costi, anche se lo spettacolo è uno spettacolo umoristico. E questo credo che siamo sia io, Flavio, e diversi altri in questo caso, è giusto che ci siano queste spedizioni a due, no? Queste specie di comando che si muovono insieme. Come scalare, come una passeggiata di, come si chiama, quelli che scalano le montagne, esatto. a mano, no? Esatto, free climbing. L'ultimo modo di essere freak, no? I freak, vai! Bello accostamento. Parole grosse che spesso volano e parole pesanti. Parole pesanti che vanno pesate, pesate le parole hanno un peso. Certo, prendi per esempio chilo. E allora prendiamo quintale. E allora tonnellata. Qualcuno ha detto che la parola tonnellata vuol dire marmellata di tonno. Beh, questo è un gioco di parole. Questo è un innocuo calambur. Beh, ne conosco tanti anch'io. Faccia qualche esempio di calambur. Forchetta, nome per ragazza posata.
Interessante, divertente. Arancio, personalità di spicchio. Divertente anche questo. Porcospino, bestemmia del drogato. Divertente. Ho finito. Peccato perché cominciamo a sganasciarmi. La parola si può perdere. E allora si dice non trovo le parole. Un giorno mi hanno detto di due parole in croce. E tu cosa hai risposto? Gesù Cristo. Un po' blasfema questa qui. La parola data è parola spesa. Puoi dare la parola a qualcuno e togliere la parola di bocca a qualcuno. Eh sì, prima che si rimangi la parola. Ogni giorno ha la sua parola. Beh, le parole di oggi sono guerra, giudizio, memoria. Belle parole. Non per tutti. Beh, vi chiedo, secondo voi in questo periodo di sconforto, di crisi che perdura, il far sorridere, il sorridere, lo scherzare, la comicità aiuta più a prendere coscienza, a far riflettere le persone piuttosto che l'essere seri? Ma diciamo che affrontare le cose con un po' di umorismo e di sorriso è un modo leggero per affrontare le cose anche pesanti. Ma non deve servire a non pensare, io penso sempre questo, insomma, che perché ridere per non pensare è una brutta cosa, anche perché se si pensa si ride di più, e quindi perché devi limitare il divertimento. Ora, il punto è che questo è un modo di affrontare le cose, una volta chiamavano la resistenza umana, questa cosa qui, no? Cioè, un modo per resistere, poi ovviamente bisogna agire anche da altre parti, e questo è un sistema per parlare di argomenti in maniera divertente, per prenderli in giro, per prendere in giro certe situazioni che succedono e anche per non dimenticare, perché tante volte in questi spettacoli escono degli argomenti di cui non si sta più parlando, cioè se ne è parlato per un po', poi magari non se ne parla più, no? E invece sono argomenti ancora interessanti e noi abbiamo anche un po' una funzione di memoria, se questo penso questo. Un brindisi di cuore, capitano mio capitano, che governi la tua nave dal Pacifico all'Indiano. Hai attraccato al porto, le navi sai lo fanno, dicendo non importa, ritardiamo aspetteranno. Ma voglio festeggiare con la ciurma al compleanno. Voglio ricordarti così, mentre dici solo un goccio, entro al massimo 10 minuti, dobbiamo partire alla volta di Hong Kong. Voglio ricordarti così, alla nona caipirinha, 7 ore passate bevendo, salpasti ridendo, guidavi a zigzag. Seconda vita, un brindisi di cuore, che fai tutto da solo, dalla mensola in cantina al ripieno del raviolo. Hai fatto un deltaplano col kit del fai da te, l'hai fatto in 2 minuti con gran soddisfazione. Ti accorgi solo in volo dell'assenza del timone. Voglio ricordarti così, con in mano le istruzioni, mentre guardi quel pezzo di legno, lo butti alle spalle gridando si va. Voglio ricordarti così, in balia dei 420, mentre nomini santi e madonne, pirla di quel corso di bricolage. Terza vita e incontro, un brindisi di cuore, che odi ogni barriera e che affronti le correnti a bordo di una mongolfiera. Hai calcolato tutto, altezza e direzione, la bombola dell'elio, il vento e la pressione, tranne un pirla in deltaplano che ha buttato via il timone. Voglio ricordarvi così, mentre dite beh fa niente, stiamo cadendo ma siamo sul mare, facciamo un bel tuffo, sappiamo nuotare. Voglio ricordarvi così, stiamo andati sulla nave cargo, trasportava con grosso ritardo timoni di legno per il fai da te.
una ultima curiosità mia, qui siete anche liberi di non rispondere se volete. Il vostro primo incontro, qual è la cosa che avete apprezzato, che apprezzate di più l'uno dell'altro, se ve la siete detti? No, no, guarda, no, grande, grande stima di Paolo, sempre piacendo. Anche in termini di scherzi. Sta parlata che fa, delle tattiche. E anche, secondo me, è un bravissimo cantautore. Cioè, ha una bella voce, cioè, si crede a quello che dice. Questo può essere pericoloso, perché certo. Dice anche le cazzate. Però le dice con una voce che ha il dono della persuasione. Cioè, chi ha delle voci più o meno persuasive. Lui, capito, se fosse un professore di fisica e ti dicesse sì. H2O, tu ci crederesti, capito? Sì. Anche se è del tutto improbabile che sia poi di fatto così, chissà com'è davvero. Lo dice talmente bene. Così, no, ma io David l'ho seguito anche prima, cioè, poi ci siamo incontrati, è stato un piacere, ma lo seguivo, mi piacevano molto le cose che faceva, quindi ho sempre avuto così il piacere di ascoltarlo. Lui è, però, ha una storia più lunga della mia, molti anni più assolutamente. E quindi poi arrivare a lavorare insieme è stata una cosa bella, che ogni volta che ci capita di riproporla ci dà del piacere, e questo è fondamentale. Bene, io vi ringrazio, perdonate la mia emozione, e come si dice in questi casi, buone risate? Buone. Sì, bocca al lupo, crepi il lupo, che anche lì non si capisce da quando morire, però beh, esatto, ormai saranno estinti. Grazie. Grazie a tutti, grazie a ciao. Io vorrei che tu rispondessi a questi miei tipi sui pesci, che sono, che io ho concepito sull'Adriatico, parlando con degli amici pescatori. In particolare la prima, che si chiama Triglia, è dedicata alla Triglia. Ma la Triglia, si intitola Triglia? È dedicata alla Triglia, sì, poteva essere anche alla Quadriglia. Sorprendente. Una volta c'era una battuta che diceva quadriglia, pesce con quattro pinne, a differenza della triglia che ne ha tre, della biglia che ne ha due, della maniglia che ne ha una sola. Ma questa non è una poesia, questa è una sciocca barzelletta. La sciocca è una cosa che diceva... In qualche maniera diceva, va a inficiare, e lo prendo come un tentativo di ridurre la portata, illustre professore, del mio dire adesso, no? Cerchi di diminuire il non volevo tirarti troppo verso il basso. A una sfida onorevole, appare tra poeti, e tu cerchi di usare queste tecniche. Però sono tre poesie sui pesci, che sono Triglia, Paguro e Pesci Cia-Cia-Cia. Questa è la trilogia. Invece Pesci Cia-Cia-Cia ha un contenuto letterario impressionante, devo dire. Questo lo ascolteremo dopo, certo. Ma non vedo perché ti ringazzisci davanti. No, senti, cia 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 e cia. E vabbè, invece le dico io, le so io, non è necessariamente un cia 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 come pensi tu, ognuno ha il suo cia cia cia. E certo, poi questa è una musica insita nelle parole. Esattamente. Quindi, certo. Triglia nasce dalla sono molto curioso. Comunicazione che mi fu fatta, che la triglia è un pesce familista, cioè tenderebbe, se non è pescato dai pescatori, mangiato da altri, almeno diceva l'etologo con cui parlare, a mantenere una relazione costante col suo partner, che sia una trigliona, un trilione, quel diavolo che sia. Per cui è familistico, non a caso ci arriva con la famiglia. Poesia canticchiata. Nel mondo dei pesci si sa che c'è il libero amore, si accoppiano poi se ne vanno dovunque gli pare, per questo si dice che i pesci non abbiano un cuore, però ce n'è uno fedele, ne voglio parlare. Triglia, quando trovi che ti piglia, ti ci metti insieme a fare una famiglia. Stavo bello prenderti. Triglia, rileggo da capo. Scusa, non volevo interrompere l'enfasi poetica, lo capisco. Saluto al poveretto. Però non potevo dirla dopo questa cosa qua, dovevo dirla adesso. Nel mondo dei pesci si sa che c'è il libero amore. Sembra scritta a posto, sembra apposta chiaro. No, ma è il cavolo. Si accoppiano e poi se ne vanno dovunque gli pare. Per questo si dice che i pesci non abbiano un cuore, però ce ne hanno fedele, ne voglio parlare. Triglia, quando trovi di piglia, ti ci metti insieme a fare una famiglia. Triglia, tale padre e tale figlia, in famiglia con specie si somiglia. Vada dove gli aggrada, con la sua vita sciglierà di pesce spada. Scelga la cozza che divora la monnezza, di diventare quasi pazza nella guazza. Passi la turbe prassi, di far un'orgia tra le anguille dei sargassi. Meglio il capito che solca il mare solitario per orgoglio. Io sono la triglia e mi piace la famiglia, dove vanno insieme babbo, mamma, figlio e figlia. Triglia,
meraviglia, che meraviglia, che bello vivere con chi ti rassomiglia, triglia, che meraviglia, morire insieme tutti sulla stessa griglia. Ciao, ciao.